L'emergenza Covid ha imposto di rivedere molte regole e ha ridisegnato molti ruoli, fra questi quello della grande distribuzione. Vendere non è più solo una operazione commerciale, ma anche e soprattutto una operazione sociale. Questo è il nuovo indirizzo di Maiora, il gruppo pugliese che rappresenta in tutto il sud il marchio Despar. Ce lo conferma l'amministratore delegato Pippo Cannillo. Questa emergenza Covid ci ha imposto di rivedere i nostri paradigmi, i nostri modelli distributivi. Diciamo che come Maiora, come Despar, questi interrogativi ce li siamo posti da sempre. Tra le iniziative che abbiamo messo in atto, innanzitutto ci sono quelle di certificazione ambientale. Siamo tra le poche aziende certificate ISO 14000 del nostro settore e questo comporta un grande impegno da parte di tutti i nostri collaboratori, oltre che dell'impresa. Sotto l'aspetto ambientale collaboriamo anche con molte onlus, associazioni che fanno del tema ambientale il loro credo. Anno dopo anno riduciamo i packaging non sostenibili, non riciclabili nei nostri prodotti, stimoliamo i nostri fornitori affinché si faccia lo stesso, proprio perché poi quando si torna a casa dal supermercato tutti noi ci rendiamo conto di che grande mole di rifiuti generiamo già solo con certo, il packaging, con gli imballi dei prodotti. Sostenibilità significa anche rimettere al centro la famiglia, in tutti i sensi, non soltanto la famiglia di chi acquista i vostri prodotti, ma anche la famiglia di chi li vende. Assolutamente, riteniamo di essere una grande famiglia, noi come Despar, e di vedere la nostra comunità come una grande famiglia. Da questo punto di vista le iniziative sono tante e l'approccio in questo senso fa sì che si privilegino per esempio i produttori locali che fanno parte di questa grande famiglia, anziché le grandi multinazionali o comunque al fianco delle grandi multinazionali. Oggi il 40% dei nostri fornitori è proveniente dal meridione d'Italia. Come sta andando? Siamo un'azienda che sta registrando progressivi miglioramenti delle proprie performance, continuiamo a migliorare, a crescere, a generare valore e questo ci inorgoglisce. E voi puntate quest'anno a raggiungere e superare il miliardo di fatturato? Sì, come giro d'affari ci auguriamo nel prossimo periodo, poi voglio dire, sono tanti fattori che possono incidere su questo, di superare come giro d'affari della nostra rete di punti di vendita il miliardo di euro. Ci stiamo lavorando. Come sta andando? Voi siete anche il polso dell'economia, è cambiato tutto e come dire, l'economia ha preso un andamento quasi schizofrenico, però voi avete il termometro della situazione perché da voi si viene a fare la spesa. Come è andata e come è andata nel periodo del lockdown, come sta andando adesso? Indubbiamente durante il periodo del lockdown c'è stata una corsa agli approvvigionamenti, che però è stata solo una fiammata che ci ha messo in particolare difficoltà, perché simultaneamente abbiamo dovuto affrontare l'emergenza Covid con tutte le restrizioni del caso. La sfida vera verrà nei prossimi mesi, già lo stiamo vedendo, già l'abbiamo visto durante l'estate, ci auguriamo di non doverlo vedere nei prossimi mesi. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi e nei prossimi anni il livello di ricchezza distribuita sul territorio sia inferiore rispetto a quella dell'anno scorso, comunque la gente ha speso già i soldi che aveva conservato. La gente ha speso, purtroppo in alcuni settori ci si attende una grande fenomeno di disoccupazione che quindi inevitabilmente comporterà una riduzione dei redditi e quindi della capacità di spesa.